inizia ora il match dei ragazzi dell'AC International SF, ragazzi, LFC Cardarello. Vediamo questo match, che emozioni ci regalerà. Ecco, Esposito! Mario Esposito, il nuovo acquisto degli AC International, segna sempre lui, vantaggio per la squadra in maglia nera. Perché non va con le mani? Il portiere Legheb! Cosa combina Legheb? Non prende il pallone con le mani. Esposito segna la doppietta 2-0 per gli AC International. Ah, veramente entrato. Dai, ma non sei più qua. È una partita equilibrata, non entrato. Ma no, veramente, c'ha pure il palo. No, anche perché la lista mi è stata già consegnata. Ciccarello, Ciccarello mi ha detto che non giocavi. E finisce. Semifinale e poi la finale. C'è nessun recupero da fare. No, no, niente. Il gol dalla distanza, attenzione, di Giuliani, non perfetto però Romano nell'occasione, c'è da dire. Partita riaperta, 2-1. Occhio a PG Mele col destro, Esposito! Non la tiene lei, invece c'è la tripletta di Mario Esposito, 3-1. Mario, vieni un po', Mario. Deviata, allora c'è Chiella. Occhi, dai! Tiene proprio il ritrattare la presa con le mani. Attenzione, area di rigore, c'è Puglia, Chiella, mamma mia. Occhio a PG Mele con il destro, Legheb col ginocchio. Pezzullo, diventa un assist per Ciccariello. La respinge, palla fuori. Giuliani in mezzo, Romano. Finisce qui il primo tempo, 3-1, inizia la ripresa. Inizia la ripresa, 3-1 per gli AC International contro io FC Cardarello. Vediamo questo match, che emozioni ci regalerà. Dai, dai, che nera, forza! Però è là dietro. E infatti altri 5 ne avete fatti, bastardi. Calcio di rigore, il destro di Gianminello. C'è il gol che accorcia nuovamente le distanze per gli FC Cardarello. 3-2. Testa col mancino! Che gol! Su calcio di punizione di testa, una rete incredibile! Pareggio di Cardarello, 3-3. Forza! No. Palo, gol, attenzione, scopesce, però forse l'ultimo tocco è sul palo di Puglia. Autogol, vantaggio per Cardarello. Dai, dai, dai. Palla largata, Esposito, Legheb, che parata! Ah,
Ancora testa. Testa! Palo che trema ancora! Esposito per Pezzullo. Chiella poi Pezzullo! Il gol del pareggio degli International, 4-4, Pezzullo! Andare ancora Mario Esposito, il campo è finito e finisce qui pareggio 4-4. Bravi ragazzi, bella partita. Eccoci con testa, migliore in campo di questo match. Partita finita 4-4, spettacolare, bellissimo gol su punizione da parte tua. Alla fine ci si è fatti fare il gol del pareggio, però alla fine forse è il risultato più giusto. Sì, sono molto felice di questa prestazione che ho fatto. Dobbiamo migliorare un po' la difesa e dobbiamo pensare alla prossima partita. Senti, dove dovete migliorare per essere un po' più quadrati, un po' la più attenti? La difesa è il centrocampo. Va bene, bocca al lupo per il proseguo allora.